Ed eccoci di nuovo in studio. Abbiamo conosciuto Luciano Moggi, un personaggio davvero straordinario e tante particolarità che lo riguardano, non riferite solamente al fatto sportivo tecnico, abbiamo scoperto dell'umano in più. Questo è il compito di Solo chi c'ha fede. Ed è ora il momento di conoscere il nostro nuovo ospite. È un campione olimpionico, è uno che non molla mai, è uno che le dà e le dà pesantemente. Lo conosciamo insieme? Forse capirete già chi è da questa parola, queste due parole. Lui è il Lupo di Mesagne. Vediamo la clip selfie. Ciao a tutti, sono Carlo Molfetta, campione olimpico di Londra 2012 nel Taekwondo. Quello che vedete dietro di me è stata un po' la mia seconda casa, da quando avevo 14 anni fino a quando non ho deciso poi di ritirarmi, perché ho vissuto qui mattina e sera con gli allenamenti. Sto parlando del centro di preparazione olimpica Giulio Nesti a Roma, e nulla, ci tenevo particolarmente che voi vedeste in che situazione io ho vissuto per 18 lunghi anni della mia carriera. Un saluto a tutti, ciao! Signori e signori, è con noi Carlo Molfetta! Sei stato un grande campione, un olimpionico. Abbiamo visto nella tua clip selfie che per 18 anni sei cresciuto in ciò che hai voluto condividere con noi. Come è stato e come hai cominciato con il Taekwondo? Ho iniziato il Taekwondo che avevo praticamente 5 anni, andando sempre con mio padre in palestra. Pian piano è stato il mio sport, poi la mia passione ed infine adesso il mio lavoro. E all'età poi di 17 anni sono stato chiamato in raduno permanente a Roma, quello che avete potuto vedere, il centro sportivo Giulio Nesti, e lì ho vissuto fino all'anno scorso, quando poi ho deciso di ritirarmi. Senti, iniziamo a conoscere qualcosa di più di te attraverso C'è Fede e Fede. Carlo, la fede nell'ambizione, perché tu ne hai avuta molta, ovvero quando eri bambino, andavi a scuola elementari, dicevi ai tuoi compagni che avresti vinto prima o poi le Olimpiadi. Adesso cosa vogliamo raccontare ai tuoi ex compagni delle elementari? Che avevo ragione io. Esatto. No, Volevi vincere le Olimpiadi, ma sapevi già di cosa? Beh, effettivamente era un po' un gioco. Però non solo lo dicevo, effettivamente io facevo proprio autografi nei diari dei miei compagni di classe dicendo che un giorno avrei vinto appunto le Olimpiadi. E poi questi autografi li hai firmati veramente? Sì, li firmavo e loro li hanno tenuti. C'è qualcuno che l'ha tenuto e me l'ha riproposto poi nel momento in cui ho realizzato il mio sogno, quindi nel 2012 a Londra. Tu hai una caratteristica, sei molto sicuro di te. Però nello stesso tempo hai anche acquisito una certa umiltà nelle esperienze tue sportive del tempo e sei stato tu stesso a dire che probabilmente questa grande sicurezza in te stesso nelle Olimpiadi di Atene è stata forse qualcosa che ha tolto alle tue performance e non sei tornato contento, insomma, ricordiamo come è andato quell'avvenimento. Bene, sì, nel 2004 appunto ho fatto le Olimpiadi di Atene a soli 20 anni, partivo da favorito, ero uno dei primi del ranking, ero quello su cui l'Italia puntava tanto, solo cosa succede? Che nel momento in cui sei così tanto giovane e così tanto talentuoso, perché avevo avuto tantissimi risultati già a 20 anni, e ti porta a credere tanto, forse troppo, in te stesso e sottovalutare l'avversario. E quello che è successo a me è proprio questo. In quanto sono arrivato alle Olimpiadi di Atene e ho fatto cilecca, ho fatto una figuraccia e mi ha poi creato una grande delusione e poi ci sono voluti degli anni per rimettermi. La fede nella famiglia è molto importante. Quanto ha influito la famiglia nella tua carriera e nella tua vita personale?
Tantissimo, tantissimo, perché io appunto arrivando a Roma a 16 anni ho abbandonato la mia famiglia e la fortuna ha voluto che io poi creassi un'altra famiglia a Roma perché ci sono stati vicino a me tante persone che hanno fatto la parte della famiglia. Però la mia famiglia, pur essendo lontana, mi è sempre stata vicina in qualsiasi modo. Nel momento di crisi cerchi di prendere la forza da tutte le persone che ti sono accanto. Carlo, foto ricordo, così vediamo delle immagini della tua vita e le raccontiamo insieme. Foto ricordo. Vediamo la prima foto. Ed eccovi, una splendida foto del matrimonio con te e la tua bellissima moglie. Sì, è la mia seconda Olimpiade Serena. vinta, diciamo. La tua prima Olimpiade vinta. Seconda perché in Come ordine tempo? cronologico è venuta dopo, però è assolutamente come se avessi vinto un'altra Olimpiade. Salutiamo Serena, bellissima foto tra l'altro. Poco da dire, lei mi ha dato. È arrivata poco prima delle Olimpiadi perché ho conosciuto Serena nel settembre del 2011, mi sono qualificato poi a Londra a gennaio e ad agosto poi ho vinto le Olimpiadi. Lei è stata il mio equilibrio, la persona che mi ha dato l'equilibrio necessario per vincere le Olimpiadi. Senza equilibrio un atleta non può arrivare a nessun gran traguardo. Riproponiamo la frase che non cade mai veramente ed è: dietro ogni grande uomo c'è sempre una Una grande grande donna donna. ed è tua moglie. Seconda immagine. Una Tatami. tua performance spettacolare, ce la vuoi raccontare? Dove eravamo? Sì, qui eravamo in Germania poco prima delle Olimpiadi di appunto di Londra. Credo sia uno dei KO più belli e spettacolari che abbia fatto nella mia carriera Ce lo puoi agonistica. descrivere? Sì, lui stava attaccando con la gamba posteriore, con la gamba destra. Io ho fatto un calcio che ipoteticamente non avrei dovuto fare perché ho risposto dalla stessa guardia con un calcio girato all'indietro. Anche se il coach mi continuava a dire che non era quella la soluzione, io ero convinto fosse quella. Infatti, alla fine avevo ragione L'istinto che delle volte. Sì, e l'istinto è quello che poi mi ha accompagnato tantissimo durante la mia carriera perché spesso tiravo fuori il coniglio dal cilindro. Prossima immagine. Carlo Molfetta e Massimo Moratti. Spiegaci Grande. questo collegamento. Un'altra Olimpiade questa, no? Effettivamente sono. Mi definisco un fortunato, un po' me la ricerco la fortuna, un po' mi capitano eventi particolari durante la mia vita fortunosi. Bene, il giorno in cui ho vinto l'Olimpiade a Casa Italia era presente il presidente Moratti, nonché il presidente all'epoca della mia squadra del cuore. Quindi, essendo io sempre stato un grande tifoso interista, lì lo conobbi e mi invitò a Piano Gentile e poi a vedere qualche partita dell'Inter. Carlo, tu hai mai abbassato la guardia nella tua vita? E Assolutamente mai. a proposito di questo, quest'anno c'è il nostro spazio Non abbassare mai la guardia, curato da una grande campionessa, Sonia De Biase, eccola con noi! Questa sigla sai che entravo sempre sul ring prima di iniziare gli incontri e mi caricava tantissimo. Eh sì, un regalo che i Mimì Sarabenti hanno fatto, belli, Grazie. grintosi. Senti, allora, non abbassare mai la guardia, sempre in giro con il tuo Lightbringer che ti tiene al sicuro da qualsiasi evenienza pericolosa. Abbiamo scoperto tanti atleti, tanti campioni del mondo, tante curiosità e li stai facendo diventare tutti matti. Ci puoi giurare. E oggi abbiamo una super sorpresa, ovvero tre grandissimi atleti, dei quali uno ha deciso di diventare maestro. Stiamo parlando di Alessandro De Blasi, ed è maestro e gestisce una palestra ad Alassio e ha portato oggi due suoi atleti che combatteranno a breve. Ciao Che bella Alessandro! sorpresa! Bravi!
Ciao Alessandro. Ciao Sonia, ciao Federica. Chi sono gli atleti che hai portato oggi? Sono Dragos Zubko. Ciao Dragos. Ecco, sono super campioni tra l'altro questi ragazzi. Esatto. Eh? E Stefano Fanelli. Ciao Stefano. Puntata di combattimento oggi. Alessandro, con Dragos ci vuoi far vedere delle tecniche, magari dal PAO? Va benissimo, andiamo subito in azione. Ok. Dai, ci piace l'azione, vediamo Sonia, tu seguili e facci spiegare. Vi spiego, io spiego un attimino che tecnica si tratta, ok? Una combinazione molto semplice, sinistro, destro, gancio sinistro, gancio destro e ginocchiata sinistra. Vai, siamo tutti a guardare, tutti con voi. Aumentiamo. Ok, aumentiamo. Ancora più veloce il ritmo. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Ok. Grazie. Wow. Grandi ragazzi. E vediamo un pochino. Caspita. Ciao. Ciao. Allora, tu invece cosa ci farai vedere? Io faccio vedere una tecnica molto semplice. Okay. I diretti, che sono la base del nostro sport. Ok, ce lo vuoi anche spiegare? Sì, assolutamente. Allora, la guardia è questa qua iniziale classica. Parto con il jab, che è il colpo iniziale per ogni tecnica. Finisco con il destro, schivo e rimetto il destro. Quindi, questa è la tua tecnica preferita quando sei sul ring? Io vado sul semplice. Ok, ragazzi, e anche oggi abbiamo visto delle dimostrazioni di kickboxing e Muay Thai. Fantastico, ragazzi, combattimento vivo che tutti, ci porta la nostra Tutti, non abbassate mai la guardia. Tutti in posizione. Ci portiamo avanti ancora. Ah, ecco, ragazzi, che bella immagine. Senti, io ti faccio andare, accompagni i nostri ospiti sempre con il tuo Lightbringer al polso. E a proposito di Lightbringer, ho il piacere di presentarvi quest'oggi nel nostro pubblico il distributore esclusivo di Lightbringer in Italia, che ha creduto e ha molta fede, e quindi Giuseppe Bellatti, eccolo qui con noi. Giuseppe. Grazie. Molti ci hanno chiesto in queste puntate di Lightbringer, perché ti rende così sicuro, in che cosa consiste? Beh, il Lightbringer è un oggetto nuovo, non esiste sul mercato un oggetto del genere. Controllando con questo sensore i battiti cardiaci e la biometria del nostro corpo, è in grado con un sistema di intelligenza artificiale di capire come sto. È una vera e propria bodyguard, un angelo custode, lo possiamo chiamare in più modi, Giuseppe? Sì, il nostro angelo custode non si vede, ma c'è. C'è in 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, per 365 giorni all'anno. Beh, daremo più informazioni poi nel corso del programma, perché parleremo sempre di Lightbringer. C'è un sito dedicato dove possono trovare quello che c'è da sapere in più su Lightbringer e anche acquistarlo, ovviamente. Certamente, il sito è www.mybringer.it. È un sito dove si spiega le funzionalità di Lightbringer e si può anche acquistare perché è un sito di e-commerce. Quindi, diciamo, accorrete, vedetelo, perché è veramente una cosa nuova e di altissima tecnologia. E in previsione anche dei regali natalizi, perché adesso iniziamo tutti un pochino a pensarci, potrebbe essere veramente una bella, un bel pensiero, anche per i più anziani, perché dà la sicurezza e la certezza che succedesse qualche cosa, loro sono monitorati. E in sicurezza massima ritorniamo al nostro Carlo Molfetta. Bene, caro Carlo. Cosa ti è sembrato questo attimo con gli atleti di Muay Thai? Interessante, interessante, anche perché a me piace tantissimo quando vengono date, quando viene data la giusta importanza anche ad altri sport che non sono il solo calcio in Italia. Hai voglia di emozionarti un po'? Vediamo un po'. E lo facciamo con My Music. Capiamo attraverso questi brani momenti particolari che poi ci racconterai. Primo brano. Bye.
chimney pot, that's where you find me. Splendidi, Mimì Sarà Band. Che cosa ti ricorda questo brano? Questo brano mi ricorda un po' il periodo in cui ho iniziato la mia carriera in nazionale, perché era il periodo in cui, quando andavo a Roma, nelle cuffiette avevo sempre questa canzone. Prossima canzone. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre e le verdi terre, le distese ardite e le risalite su nel cielo aperto e poi giù. Pelle d'oca. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Il grande Battisti. Sì, questo l'ho scelto per due motivi. È un brano particolare che mi ha seguito quando ero ragazzino, soprattutto quando ero a casa, quindi mi ricorda la mia famiglia, il mio vivere a casa giù a Mesagne. E il secondo motivo è perché effettivamente non ci sono ostacoli insormontabili. Qualsiasi cosa uno voglia fare, se lo fa con la testa e con il cuore, arriva lontano. Ultimo brano per te, Carlo. Sì, questa è anno 2011, quindi questa è mia moglie. Questa è la canzone che ho conosciuto, con la quale ho conosciuto Serena, con la quale abbiamo condiviso i primi momenti insieme, e quindi me la porto nel cuore e penso che me la porterò per il resto della mia vita. Viva l'amore! E a proposito di quello che hai detto poco fa, parlavi di testa e cuore, e quindi io ne approfitto e lancio testa o cuore. Bricofer ti fa fare una scelta, o testa o cuore. Sai, vorremmo mettere tutti testa e cuore in quello che facciamo. Devi scegliere delle volte, testa o cuore. Lo faremo attraverso queste immagini. Prima. Diventa lupo. Beh, questa è un po' la mia filosofia di vita e non è altro che testa, tutta testa, assolutamente testa. Assolutamente testa. Sì. Raccontiamo di Diventa Lupo perché è importante perché tu hai creato questo profilo Twitter, ti seguono in moltissimi, così lo possono anche vedere e sanno dove trovarti, dove tu proprio sproni a non mollare mai, proprio i ragazzi di oggi. Sì, ci racconti? Beh, credo che i ragazzi di oggi, ma in generale nella vita, ci capitano tante cose che non ci fanno poi andare dritti per la strada che vorremmo intraprendere. E spesso siamo un po' troppo fragilini in confronto a quello che ci accade. Diventa Lupo non è altro che
un incoraggiamento a dire che devi decidere, devi essere tu padrone della tua vita, e quello è il motto: io e solo io deciderò quando Molfetta sarà finito, nel senso solo io posso essere il responsabile di ciò che mi accade. Prossima foto, ed eccoti qua, in veste di team manager come dicevamo prima. Sì, qui accompagno i ragazzi a fare una gara. Testa o cuore? Bella domanda, 50 sì. E 50 si può fare? No, devi scegliere. Perché io qui vorrei trasmettergli tutta la testa e tutta l'esperienza che io ho. Ma ci metti il cuore. Ma ci metto il cuore in quello che faccio, perché voglio che loro capiscano appieno quello che... Tutti i sacrifici che fanno oggi, domani verranno ripagati. Carlo, cosa c'è tra il dire e il fare, tu lo sai? Dicono il mare. E invece c'è Bricofer. E tu come sei messo col fai da te? Con i piedi? Con le mani? Non lo so. Cosa vediamo. Fai con le mani? Solitamente scrivo adesso. Ah, sì? Eh sì. Ti scopriremo anche in questo. Adesso però vogliamo capire cosa fai con tra il dire e il fare. Eccoci Carlo, è arrivato il tuo momento di cimentarti nella prova tra il dire e il fare. Tra il dire e il fare, quindi devi fare il maggior numero di buchi con questo trapano e poi con l'avvitatore Black & Decker dovrai infilare queste viti nel minor numero, nel minor tempo possibile, maggior numero di viti. Quindi buco, poi deciderai tu il tuo sistema, prima le viti, dopo le viti, prima le avviti, prima non le avviti. Capiamo un po' come funziona anche la tua capacità manuale. Hai 60 secondi a disposizione, io ti attrezzo in tutta sicurezza. C'è Serena che non me le fa fare dentro casa, queste cose me le fate fare voi, va bene. Ah, no, non te le fa fare? No, perché dice che sono pericoloso. Ah, le fa lei però? No, chiamiamo qualcuno. Adesso vedrai che con la facilità degli attrezzi Black & Decker riuscirai, e magari, guarda, per Natale Serena ti regala una bella valigetta kit Black & Decker, perché scopre un talento. 3, 2, 1, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Buchi come se piovessero! Allora, 6 a 10 secondi! Vai, vai! Allora, sistema... Carlo avvita subito! Vai, una vite! Vai Carlo, sei solo a 25 secondi! 3, e sono 3! 4, secondo me tua moglie inizierà a farteli fare a casa, eh! Forza, forza, forza! Mancano 12 secondi, 12 secondi! Vai, vai, vai! 12 secondi, vai, vai, avvitale bene, avvitale bene! Non è valido, i lavori erano fatti bene, avvita bene, ok, forza, siamo 5, 4, 3, 2, 1, stop, Carlo, aspetta, allora, 1, 2, a parte mi è piaciuto l'ordine sparso comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Non siamo competitivi mai. Qui, siamo competitivi, siamo competitivi. Allora, noi ti mettiamo in lavagna. Allora, abbiamo detto 11. Hola! Ho un nuovo mestiere. Ecco qua, hai un nuovo mestiere. Secondo me, guarda, tua moglie per Natale potrebbe regalarti anche qualche attrezzistica del fai da te. Bene, ci riaccomodiamo perché abbiamo altre cose da raccontare e dobbiamo salutarci. Ed eccoci! Vedremo alla fine della nostra seconda edizione Solo chi c'ha fede chi si aggiudicherà questo premio Black & Decker di tra dire e fare. Carlo, ti ringrazio per essere stato con noi, veramente uno splendido ospite, ricco sotto tutti i punti di vista. Vorrei che tu dessi un consiglio a chi vuole intraprendere il tuo sport, il taekwondo, o anche altre arti da combattimento, chi ci crede magari si fa qualche remora. Chi volesse intraprendere il taekwondo, ovviamente il primo consiglio che dico è che non abbiano paura, insomma, del contatto fisico, perché non si è mai fatto male nessuno.
E per tutti gli altri ragazzi, quello che ho sempre detto pure in puntata, e quindi se avete un sogno, andate avanti per quel sogno, e finché non riuscite a seguirlo, avanti per la vostra strada. Grazie Carlo, grazie a Carlo Molfetta, grazie per essere stato con noi. Prego. Ciao. E così eccoci in chiusura di puntata anche quest'oggi. Davvero è un peccato lasciarvi, perché avete visto le emozioni, le storie ci hanno preso, ci hanno coinvolto. E così succederà anche la prossima settimana con nuovissimi campioni. Li sappiamo già, ma non ve li dico. Ci vediamo durante la settimana. Non dimenticate i social, perché durante la settimana ci siamo sempre. Seguiteci, così vi raccontiamo le varie novità. Vi aspetto prossima settimana con la seconda edizione di Solo chi c'ha fede. Adesso vi lascio a Calcio e Mercato e mi raccomando, non mancate sempre con noi Fast Food Freestyler, il nostro Giorgio, tutta la nostra band, Mimì Sara Band, l'associazione Minuetto, tutti i nostri ospiti. Ci rivediamo la prossima settimana!